Eccoci qua da due location estremamente insolite che difficilmente potrete vedere ancora. Beh, per festeggiare la 200ª puntata, vero Lucio? Esatto, questa è la 200ª chiacchierata, te sei il 200º amico a cui rompo le scatole. Anche se la tua location mi batte, però questa non è male, Quella è una eh. Non figata è male. perché è un sacco che non si vede da dentro. Eh sì, infatti l'ho scelto anche apposta. E invece questo qua è l'isola di Vulcano nelle isole Eolie. Poi Che c'è meraviglia, che Lipari meraviglia. e di qua c'è Salina, quella doppia, ma oggi c'è un po' di foschia, non si vede molto. Che Poi vabbè, meraviglia. ne parleremo. Oggi che giorno è, Alessandro? Oggi è il Alessandro o Ramin? 22. Come ti chiamo? Ramin? Come, vabbè, fregate. Ramin. Io penso che Alessandro mi chiamava solo mia madre. E Ecco, e Lucio Russo. Lucio Russo, è vero, è vero, è vero, è vero. Comunque, oggi è il 22 luglio 2021, Ore puntata numero 14, 200, quindi il 2 32, trionfa. esatto. E noi quando ci siamo conosciuti, facciamo uno di quei salti nel tipo Back to the Future. O meno 20 anni fa, più o meno Secondo 20 anni fa, me quasi anche 30. forse anche 30, sì, ne sono convinto. Ne sono convinto, ne ho le prove. Ne ho le prove perché entrambi non avevamo la barba, eravamo snelli e quasi belli anche. Beh, diciamo che tu sei rimasto snello. Io negli anni ho lavorato, diciamo, per non esserlo più, però va bene. E solo la tua è allenamento con la forchetta, io allenamento da letto a stare a forza di star seduto con le gambe che non vanno. Appunto, Il appunto, risultato si chiama pancetta che piace tanto alle donne, ma chi se ne frega. Allora, spieghiamo brevemente. Ah, aspetta, ci sono già i primi commenti. Ciao Paolo. Paolo è attore e voce, sì. doppiatore, tutto quello che vuoi, il mio amico di Trieste. Grande, salutiamolo. Adesso, strano che a questo orario insolito c'è già parecchia gente collegata. E a noi ci piace. A noi ci Allora, piace. spiega perché sei lì e come detto prima della diretta dobbiamo fare non tanto veloce, però qua non sono collegato a nessuna presa di corrente, quindi il computer quando mi abbandona, mi abbandona. Ok. Io sono qui e io sono, tra virgolette, a casa mia, perché lavoro a Teatro Borgatti di Cento. Anche se purtroppo è chiuso dal 2012, ma sembra le ultime news che a breve incomincino finalmente i lavori di restauro post-sisma. Il teatro non è solo casa mia, ma deve essere la casa di tutti. E come tale, questo è il mio ufficio, e nel mio ufficio ho una gigantografia di quello che è il nostro teatro. Io invece sono qua col sedere sulla sabbia, per fortuna ho messo il telo perché sennò prude. Sì, però, ripeto, stai meglio te, come si dice. Anche perché per l'evenienza mi sono messo una camicia, perché sennò sarei in Ah, carrozzeria, guarda, guarda che perché non è un fa, lo caldo succede terribile sempre, oggi. guarda cosa c'è. Il treno. Che meraviglia, no, Lucio, facciamo cambio, dai, Aspetta. con i potenti mezzi facciamo un cambio. Vieni qui e io arrivo qua. E io arrivo lì da te. Ed io qui, io Allora, sono è proprio arrivata anche Maria. diciamo, non facciamo vedere quello che non si deve vedere, teniamo la E location qual è. secondo me ci siamo conosciuti proprio per il teatro, ancora prima di un'altra tua passione che è quella quale? Io vivo di passioni, come si dice, no? Io ho cercato di fare delle mie passioni la mia ragione di vita, il senso della vita, come diceva qualcuno
prima di Lucio Russo. Il senso della vita qual è? Credere in quello che fai è quello che ti fa battere il cuore. E nel corso di questi anni ho provato tante cose, il teatro, il carnevale, tutto ciò che si crea. Sai che l'arte si divide in due. Ci sono i bravissimi esecutori e i creatori. E uno non è meno dell'altro, anzi, perché per essere un grande esecutore bisogna farsi un bel po' di lavoro, ma anche per essere un creatore. Sono due modi diversi di vedere la cosa. C'è chi le fa entrambi. E c'è chi li fa entrambi, o cerca di farli entrambi nel meglio. E soprattutto un tasto che volevo toccare, perché poi dopo te sai che io sono bastardo, ma fin di bene. Tocca. Quando la vita ti stringe i maroni, bisogna affrontarla col sorriso. Sempre. Perché, come diceva Alda Merini, prima dei poeti parla la vita. E come tale, tutto quello che la vita ti mette di fronte, bello o brutto, molto spesso brutto, bisogna farne tesoro e trasformarla, e lasciarti trasformare da lei. E se io sapevo che andavamo a parare qua, non lo sapevo, perché non... Difatti mi avevi mandato questa foto di Alda Merini. Una donna, un mito. Io mi sono innamorato di questa donna. Ho cominciato a sentire, a parlare di lei o conoscerla così da lontano più o meno quando ci siamo conosciuti io e te, più o meno. E da lì mi sono appassionato, ho cominciato a leggere, ho cominciato a guardare, ho cominciato a scoprire. E tutto quello che ha scritto questa donna nella sua vita, cavolo, non dico che mi riguarda, ma riguarda più o meno tutti. Mi sono trovato davvero per molte cose molto vicino a lei. Dice delle verità esagerate. Perché? Perché è un'altra che ha lasciato parlare la vita. In un momento in cui la vita gli ha girato le spalle e gli sono capitate di tutti i colori. Forse anche per questo è diventata la poetessa di Nadine. E esattamente, non vorrei dire una cavolata, 2014, in un momento in cui anche la mia vita mi stava girando le spalle, perché pochi mesi dopo sarei rimasto orfano, se si può dire, io decisi di fare uno spettacolo, una performance teatrale dedicata a lei. Ed è una cosa che mi è rimasta e mi rimarrà dentro per tutta la vita. Perché Alda Merini è molto tosta. È molto tosta e scrive davvero della vita. Scrive davvero della vita, della sua sofferenza. E non solo. Di come la sofferenza abbia tirato fuori la grinta, la voglia di graffiare, di andare avanti, di non mollare mai. Poi come anche nella scrittura, anche nel teatro e nella canzone, no? Nella musica, se scrivi della vita, le canzoni restano. Assolutamente. Dici, per caso, tutte quelle degli anni 60, 70, così, ci sono ancora. Quelle dell'estate scorsa a volte non ce le ricordiamo neanche. Quello è vero. Ma ancora adesso ci sono persone che scrivono della vita, eh? Wow. Da teatro a teatro. Da teatro a teatro. Ti mostro il mio lavoro, caro Lucio. Facci. Ti mostro il mio lavoro. Con grande piacere, con il cuore che batte. Dopo un anno e mezzo molto complicato per tutta l'umanità, che sappiamo tutti. No, ma cos'è successo? Ma una piccola cosa, siamo rimasti a casa per colpa di un virus, di una pandemia,
che non si capisce bene di che origine, da dove provenga. Però sappiamo che c'è, esiste. E ci ha costretto a stare a casa e pensare e creare nella nostra mente. Adesso è arrivato il momento di poter ritornare a creare. E questa è una produzione di Norma. Norma, la Norma di Bellini, una delle opere più famose del bel canto italiano, che è stata, diciamo, debuttata, abbiamo debuttato il 15 di giugno al Teatro Comunale di Ferrara, una produzione tra tre teatri, il Teatro Borgatti di Centro, Comunale di Ferrara e Parma Opera Festival. E le scenografie le ha fatto il sottoscritto in questa sala che tu vedi con questo bellissimo poster, che è l'unica cosa che posso farti vedere, perché il resto è un, come diceva Alda Merini, un ordine sparso. Quindi capisci cosa vuol dire? Tu sai come mi chiamò la Laura Guerra? Come ti chiamò? La semplicità del caos. La semplicità del caos, sì, infatti. Ma io conosco quel posto lì. Tu conosci quel posto lì? Cioè, se è quello che penso io, sì, dove c'era un vestito bianco, una delle ultime volte che sono venuto appeso, qualche pennello sparso qua e là, un po' di carta da asciugare e un po' di carta da soffiarsi il naso. Un po' di dei pezzi di vestiti, sì, delle cantinelle di legno, dei, ecco, è quello il bello, dei colori di un po' di tutto, aspetta, degli spilli, c'è di tutto, una tastiera, ecco. È arrivata anche Cristina da Monaco, quindi siamo anche fuori dall'Italia in questo momento. Wow! E Cristina è una persona che dovresti conoscere, perché è bellissima. Te senti dei rumori strani a parte il mare? No, io sento da qui il rumore del mare, ed è una cosa molto bella. Se vuoi, dico di rallentare, se fa troppo rumore, tipo Truman Show, stacco la levetta, no? Girati, prova! Scusa! Scusa! No, perché secondo me arrivano questi qua che non abbiamo capito ancora se sono inglesi, francesi o che... Però sono lì con la maglia, con la muta, tipo muta, e il cappellino che se la ridono, ed è bellissimo perché... No, è meraviglioso, meraviglioso. A parte una salamandra là in fondo che si sta cuocendo, no, vedi? C'è una con lettino. Sì, sì, vedo. Quello lì è deserto, cioè deserto perché ci siamo appropriati di questa spiaggia che stamattina c'erano secondo me un centinaio di bambini con la colonia e una suora che è in questi giorni è soggetto fotografato perché non è l'orario, però a fianco della suora ci sono delle ragazze di, diciamo, maggiorenni, per non dire non so che anni, col costumino a filo interdentale, e l'abbinamento è una figata nella il sacro e il profano, è meraviglioso. E mi sto divertendo per cercare tutte le situazioni che sono, è vero, vero. Ci sta queste cose. No, questa foto te l'ho mandata perché c'ha una storia bellissima. Allora, sempre da teatro a teatro, quello è un altro teatro, precisamente è il Teatro Manuel della Valletta a Malta, una produzione nostra, andammo in questo teatro a fare Falstaff di Giuseppe Verdi. E diciamo, sulla prima pagina del Times di Malta, il giorno della prima, c'era non proprio questa foto, lo scatto subito prima di me, che mi si vede nello sfondo,
che aprivo, cioè ero dentro a questa sorta di osteria con una botte e un salame che stavo mangiando. Quindi si può essere fotografati nella prima pagina del Times di Malta mentre mangi un salame? Io sì, io l'ho fatto, anche perché la storia del salame ha fatto il giro di tutta Malta. Correva l'anno 2007, noi andammo in trasferta a fare questa opera che andò molto bene, ma tu sai che quando si va all'estero, quando si rende parte di una produzione, tu parti con gli sponsor, no? Parti con un po', come si dice, un po' corazzato. E non facciamo pubblicità occulta, diciamo. Noi abbiamo uno sponsor della nostra zona, con il quale siamo molto amici, che produce questo tipo di alimento, no? Uno delle primizie della nostra terra, cioè, tra cui salami, mortadelle e compagnia bella, no? Che difficilmente si trova qui in Italia, ma all'estero si trova. Quindi, quale miglior modo di, oltre che portare il nostro spettacolo, portare anche i prodotti della nostra terra, no? Quando arrivammo dentro al teatro con questa valigia con dei profumi meravigliosi, io penso che la stiva dell'aereo profumi ancora di zia Ferrarese, la direzione del teatro ci insultò: ma come, voi non potete venire con dei prodotti del genere? In inglese ci dissero: it's full of salami, cioè pieno di salame. Noi abbiamo degli sponsor, abbiamo BMW, Tim, eccetera. Noi abbiamo questo sponsor perché è diciamo un'eccellenza della nostra terra. Si può dire, perché tanto io non prendo soldi, non prendo un euro, ma puoi dire chi è. Se non dici che è Negrini, te lo dico io. Ecco, bravo. Fatto sta che alla fine della produzione una valigia piena di salame sparita. Tutti i tecnici del teatro, la direzione, i salami ci hanno accompagnato per tutte le prove e per la recita, e alla fine non c'era neanche roba del salame. Quindi bene o male hanno gradito, no? Poi essendo una cosa seria. A proposito di valigie di salami, sembra che noi non ci siamo preparati sta diretta però qua per filo e per segno, ma in realtà valigie e salami è collegato a questo qui. Anche. Fatto sparire i salami. anche ecco, vedi quella foto lì, me l'hai scattata tu la valigia di cartone. Credo che sia una delle cose più belle, più importanti. Tutti noi abbiamo una valigia di cartone, o in soffitta, o dei nonni, o di qualche mercatino dell'usato, dove dentro non sai che cosa ci sia. Ci può essere di tutto, dai salami a delle foto ingiallite, a dei ricordi, un qualcosa che tu ti porti dietro, ma che da un certo momento la puoi svuotare e mettere dentro quello che vuoi tu. Dico male, sbaglio? La mia è un po' pesante al momento, perché però nonostante tutto, proprio Cristina, che ti ha salutato prima, che ci ha salutato prima, ha detto che io semplifico molto anche nelle fotografie, proprio da cogliere l'essenza delle cose. Vabbè, che questo qua non ti dico niente di nuovo, che te me lo dici ricorrentemente, no? Che nelle mie foto c'è il succo. Cogli l'essenza. Va bene, diciamo che cos'era questa foto, no? Questa foto la presentazione del carro dei toponi del 2019, mi pare, sì. Dal titolo, mai titolo fu più esatto, vola solo chi osa farlo. Esatto. E purtroppo, diciamo, l'anno scorso, causa sempre questa piccola pausa che ci ha costretto in casa, se n'è andato l'autore di Vola solo chi osa farlo, Sepulveda. Sì, diciamo che questa foto, ritornando indietro a quello che abbiamo detto fino adesso, fa parte di questo percorso, fa parte del lasciar parlare la vita. È ora di liberare queste valigie piene di vecchi ricordi, perché i ricordi sono dentro di te,
e cominciare a volare. Mi sto illuminando, e mi vedo nero. Ti vedi nero? Allora, girati un attimo e dici, scusate, luce! Forse funziona. Forse funziona. Tu lo sai di chi era quello spolverino lì? Questo trench da Ispettore Gadget era di Galeazzo. Dai. Sì. C'è un insieme di ricordi di persone che non ci sono. Che non ci sono. Non e ci sono per ora. Fisicamente. Non ci sono fisicamente, esatto. Ma sono sempre con noi. E anche perché, passando a quella dopo, all'interno c'era una sorta di ricordi di persone che fisicamente non ci sono più, che le tiravi fuori per lo spettacolo in piazza, così. Certo che sì. Certo che sì. Da frustarsi ogni volta che facevo le foto, perché non dicevo no, non se piango non ci vedo, e allora non potevo, dovevo rimanere concentrato lì, no, nel fare... Però c'era, mi ricordo, un disco di vinile, c'era una cornicetta con una foto, c'era delle scarpe, non mi ricordo se c'era. C'erano delle scarpe da ballo, un righello e una sciarpa. C'era così e... Dei ricordi, i famosi ricordi che noi ci portiamo dietro, però ricordi legati ad un oggetto. Alla fine degli oggetti non ce ne facciamo niente, il ricordo c'è già. Quindi apriamo queste valigie e mettiamoci dentro davvero le cose importanti. Diciamo che col senno di poi ci sono voluti tre anni quasi, però forse adesso, e ne ho le prove, stiamo mettendo in pratica quella cosa lì. Alcuni mi hanno scritto durante quel carnevale gente da Italia. E uno dei commenti più belli è stato: wow, Rami, bellissimo, ma forse non è un po' troppo per il carnevale. E io ho detto: era un ni. Cosa vuol dire ni? Vuol dire che certi aggettivi che si attribuiscono al carnevale come teatrale o carnevalesco non vogliono dire niente, perché vogliono dire la stessa cosa. Perché sia il carnevale che il teatro è tutto. Cioè, è un mondo così grande, così eterogeneo, dove all'interno esiste tutto. Le differenze, le maschere, la vita di tutti i giorni, i sogni, le paure, sono le stesse cose che si vivono a carnevale, a teatro e nella vita di tutti i giorni. Se però, uno prende la vita col sorriso, è carnevale, certo, tutti i giorni. Ma certo, perché tanta gente ancora si maschera e si maschera per smascherarsi e tante altre cose, cioè, sono tutti piccoli dettagli che ci portiamo lì. Però, vedi, questa immagine, che anche quella hai fatto tu, perché ne ho le prove, ne ho le prove, c'è tanto, in quella foto c'è tanto. Innanzitutto ci sono tanti bambini, bravissimi, tutti attentissimi, tutti che si sentono parte di un mondo, e questa è una cosa molto importante. È uno scemo con una valigia di cartone in mano che forse è più bambino degli altri. Guarda come si diverte. E non te lo nego che in quelle 20 metri, 30 metri, 30 metri di camminata mi è passata davanti un po' la vita, no? Mi è passato davanti le risate, i ricordi, le lacrime, e qualche lacrima è venuta fuori anche in quella condizione. Chi è quello lì? Lo conosci? No. Lo conosci quello lì?
io sempre, perdonami la battutaccia, questa è una battutaccia, però ci sta. Sono le 14.56, quindi non siamo più in fascia protetta, almeno hanno finito di pranzare. Io ho sempre avuto una passione smisurata per le cose grandi. Non voglio battute, grazie. Ho sempre avuto una passione smisurata per le cose grandi, forse perché siccome puoi pensare in grande, perché non puoi farlo in grande, perdono. Esatto. Anche se fare le cose in grandi è bellissimo, però come in tutte le cose costa. Cioè, non costa solo soldi, costa fatica. Però il mio motto è questo, più, diciamo, forse più fatica ci metti, più è grande, allora, la soddisfazione dopo. Dico una cosa per le 14.57, racchiuso tutto in una parola. Sì. Fallo. È vero, in tutte le sue sfaccettature. Fallo! Se tu una cosa la vuoi fare, piccolo o grande che sia, falla. Fallo. Falla, cioè, chi te lo vieta? Nessuno. Esatto. Nessuno. Chi è malizioso lo interpreta in un'altra parola. Chi è malizioso lo interpreta a suo modo, però il concetto è quello. Fallo. Quella foto... Questa è bella. Questa foto è molto bella, sì. Questa foto è molto bella. Questa foto è stata scattata proprio qui. Mentre facevo scenografie di Norma, io stavo dipingendo questa luna. E lì c'è un po' tutto, lì c'è quello che ti dicevo prima, la stanchezza fisica per fare una cosa di grande. Ma in quella mano grossa, un po' nodosa, oltre alla fatica, il sudore, la rabbia e lavorare in condizioni terrificanti con un quarto di tempo rispetto al preventivo. C'è il sogno, c'è la voglia di fare, c'è il cuore che batte, c'è tutto. In questo, vedi, vista così da vicino, sembra che sia davvero un cratere di una luna, queste bolle, queste cose. Noi ci stiamo dando vita in quel momento a quella luna. Perché noi siamo due malati, no? Che non cresceranno mai, che vedono dal nulla qualsiasi cosa. Certo! Perché il motto qual è? Fallo. Bravo. Sempre! Ecco, vedi. Ti presento e detta così è una frase molto forte, eh? Detta così è una frase molto forte, però ti presento la mia famiglia, quel che resta della mia famiglia è un esserino che ha a ottobre 16 anni praticamente cieca. Però è sempre lì. Pensa a te. La prima, diciamo, i suoi primissimi passi li ha fatti qui. È un cane da teatro. È rigorosamente un cane da teatro. Ed è stata, cioè, l'ho presa intanto che facevo una commedia qui al programma. Una macchinista arrivò sul palco e disse: ragazzi, voglio che devi una cosa a una mia amica di Brescia, gli sono nati 8 cuccioli di cocker, ma è un incrocio tra 2 cocker diversi, insomma è rimasta una femmina nera che non vuole nessuno. Come? Non si può. Io tanto che la menavo, voglio un cane, voglio un cane, voglio un cane, voglio un cane, voglio un cane. E l'8 di dicembre mi arriva questa scatola da scarpe con 3 buchi. Arrivano questi due ragazzi, me la consegnano, mi dicono: mi raccomando che vada a stare bene. Io apro questa scatola magica, cioè, tornano sempre le scatole, le valigie,
apro questa scatola magica e c'era un esserino che mi stava in una mano con una noce in bocca. Io ho detto no, no, questa deve venire da me, solo che i miei non sapevano nulla allora, no? Allora cosa ho fatto? L'ho portata in teatro, si è ambientata subito, però è arrivato il momento di portarla a casa. Quando l'ho portata a casa è stata la fine per tutti, perché davvero ci ha cambiato la vita. Tu dirai, ma è solo un cane. Sì, è solo un cane. Ma mi sento di dire che lei è un qualcosa in più. Lei è un qualcosa in più. L'ho scoperto durante gli anni, che lei è un qualcosa in più. Ed è l'unica, è l'ultima, diciamo, l'ultima cosa, dell'ultima persona, l'ultima figura, l'ultimo essere della mia famiglia. Che tuttora non demorde pur avendo 10.000 ciacchi, ecco lei che mi sopporta quando arrivo a casa la sera stanco, ecco lei che quando sono un po' giù di morale non ce la fa più a venirmi tra sulle gambe, sulle ginocchia, poveretto, perché non si alza più, però c'è, mi consola, mi ascolta, io con lei provo il copione, solo che quando tipo devo... faccio un po' di pubblicità, lunedì faremo La Bella e la Bestia alla Rocca di Cento e io devo fare la parte della bestia e ci sono delle battute dove devo essere molto arrabbiato, devo fare paura e le provo con lei, solo che diciamo, se lei si spaventa forse funziona, solo che più cerco di farle paura più lei mi lecca la faccia, quindi c'è qualcosa che non va e lei è un po' di parte, però a proposito di copioni, prima che mi dimentico, prima che finisce la batteria e prima dell'ultima foto, sì, dovevo ringraziarti, e questo non te l'ho mai detto, per quello che poi è diventato il mio debutto sul piccolo schermo, grande schermo, perché quando ho detto Ramin aiutami che io non ci capisco niente di sta roba qua, te mi hai detto no vabbè lo proviamo, lo riproviamo, e ci siamo messi sotto i portici vicino alla piazza, a casa mia, è vero, e mi hai fatto capire che anche uno ignorante del settore tipo me poteva arrivarci, poteva riuscire a fare questa cosa. E sei stato te. Però ritorniamo sempre a quella frase provocatoria di prima. Finché non lo fai non lo puoi sapere. Certo, ci vogliono le competenze, ci vuole l'esperienza, ci vuole il background, ci vuole una predisposizione. Però è sempre un fuoco che brucia dentro. Se ti senti di farlo, fallo. Bisogna rompere il ghiaccio. E seguire un po' il nostro istinto, come lei. Vedi, lei segue sempre il suo istinto. E forse dovremmo seguirlo anche un po' noi, che abbiamo un po' meno pelo di lei, però... Ah. Il mare d'inverno, che cosa meravigliosa. Ecco, vedi, questa foto l'ho fatta io, che non sono un fotografo, però lo faccio come sempre per quello, perché in quel momento era meraviglioso, ero con una persona molto speciale, molto, che la vita mi ha messo davanti, e bisogna ascoltare la vita, quindi un motivo c'è, sotto un'acqua incredibile, che pioveva, vento, tempeste, tormenta, proprio un uragano, però guarda che meraviglia, lì c'è tutto, ti rendi conto che sei grande così, davanti a una meraviglia del genere. Il mare d'inverno sotto l'acqua è di una, alcuni direbbero è una foto da tagliarsi le vene, probabile, ma è per me di una bellezza incredibile. Ti rendi conto che sei più piccolo di quelle conchiglie che sono lì in primo piano?
è una di quelle cose che ti fa battere il cuore, è sempre piaciuto. Perché ti metti lì, acqua, non acqua, vento, freddo, e ti metti lì, guardi, e io sono convinto, e ne ho le prove, che qualsiasi domanda che ti fai, in quel momento ti arriva la risposta. Quindi facciamoci le domande. In riva al mare d'inverno. Te sei in riva al mare d'estate, però puoi farti le domande lo stesso. Le risposte arrivano. Allora, ci avviamo verso la fine, perché qua è già al 49% e non so quando molla. Ti do i 2 minuti di tempo per dire quello che vuoi. 2 minuti di tempo per dire quello che voglio. Che meraviglia, a tuo rischio e pericolo. Esatto. Ragazzi, io intanto rispondo. Chiunque ci stia ascoltando, questi due barboni, ma nel senso di barba, questi due barboni, uno di fronte a un posto di teatro e quell'altro in riva a un mare meraviglioso, ricordatevi sempre una cosa: che ogni cosa che volete fare, che ogni sogno non è solo un sogno, ma può essere la realtà. Fatelo, fatelo. Che meraviglia, guarda, sto guardando cosa stai facendo. Secondo me non riesco più a tirarmi su, però. Chiedi aiuto alla suora che è lì di fianco. Scusi, sorella! Ma non sei più sopra al telo? Sì, c'è qua. Ok. Non lo vedevo. No, vai pure avanti, che io faccio il demente. Fai il demente. Ogni sogno non è solo un sogno. Facciamolo diventare realtà. Non abbattiamoci ai primi ostacoli. Anzi, impariamo dagli ostacoli, abbandoniamo sempre quello che ci pesa, che ci rompe, che ci fa rimanere qui, e apriamo le ali, bel respiro e tutto si può fare, basta volere. Sbaglio? E la testa sta sul collo, non perché è un punto così a caso, per guardare tutto da più in alto. E se la mettevano sotto i piedi, forse non sarebbe stato il posto giusto. Progetti da domani fino alla fine dell'anno? Vabbè, nel nostro mondo navighiamo a vista, perché non si sa mai. Però, allora, primo progetto brevissimo termine, lunedì 26 luglio alle ore 21:30 al Piazzale della Rocca facciamo una bellissima edizione della Bella e la Bestia, una produzione nostra all'interno della Fondazione Teatro Borgatti. Poi a fine agosto all'interno della Rocca, non nel cortile esterno ma nell'interno, faremo una bella edizione della Cenerentola di Rossini in versione ridotta. Anche questo sono tutte quelle cose che ti fanno battere il cuore. E poi stiamo pianificando la stagione invernale. Spresso del pericolo, senza pensare a niente, qualcuno, qualche spauracchio sta già dicendo: ah no, ma ci faranno chiuderci. Noi intanto andiamo avanti, poi quello che succederà, succederà. Bisogna sempre pensare, almeno la speranza di far andare avanti. Adesso non programmiamo, poi che succederà quello che succederà. Noi siamo qui e cerchiamo di lavorare per tutti, poi se qualcuno vorrà fermarci, non dipende da noi. Io ho messo tutta la parte canora di Ramin cantante, perché volutamente voglio fare un'altra chiacchierata un po' più avanti. Però se vuoi fare un accenno, un qualcosa, da scegli te, se da tenore, da soprano, da quel cacchio che sei. Teniamolo nel calderone, lasciamo un po'. Lasciamolo così. Due notte. Lasciamolo un po' nella fantasia, nell'immagine di chi ci ascolta, ci guarda.
teniamolo per la prossima volta. Prossima volta allora facciamo così. Ok? Domani mattina. In questo momento io verrei lì da te, mi ospiti? Se vieni, qua la casa è aperta. Magari! Dici, in diretta streaming dalla Sicilia. In diretta streaming! Domani mattina mi alzo e... Tu, non io. Io domani mattina mi alzo. Domani mattina mi alzo e vado a montare le scenografie della Bella e la Bestia. Davanti al Piazzale della Rocca. E bene. Penso al futuro. No, piano. Più che al futuro no, penso a lunedì perché oltre a montare le scenografie devo ricordarmi le battute e cantare e ricordarmi i testi delle canzoni e cercare di non fare delle cazzate. Quindi c'è un po' di confusione qua dentro, però raccogliamo le idee e cerchiamo di metterle in pratica. Va bene. Ma te domani mattina cosa fai? Io domani mattina mi alzo e vado a mangiare la granita con la brioche con tuppo. Facciamo prima caso. Togli il tuppo, lo tocci nella panna della con la granita. Dai, facciamo poi facciamo cambio. Te la porto. Te ne porto una. Ma apro una parentesi, bella sciolta, te la porto a mano dalla Sicilia, qui non ci rimane niente alla fine. Sì e no il bicchiere. Ma gli spaghetti alla Nutella che mi hai mandato stanotte, tu li hai mai provati o è solo una foto che parla di... No, mi è arrivata, ma volevo condividerla con te perché un giorno post teatro dobbiamo... La facciamo! Un buon spaghetto con la Nutella. Sì, di fianco ci vuole una damigiana di Lambrusco perché è paluga da matti, se tu mangi la pasta con l'amido è calda con la Nutella. Non Lambrusco, il Clinto, così va giù meglio. Cioè, sai, allappa la pasta con la Nutella, allappa da matti. Ci vuole l'idraulico liquido dopo per parlare. Però? Fallo. Però fallo. Non garantisco il risultato, però è da fare. Va bene, grazie Ramin. Ciao caro. Grazie Maria, Cristina, Paolo, Valeria che hanno messo i mi piace senza aver scritto, ma ci hanno seguito. Okay. E tutti quelli che guarderanno la chiacchierata da domani in poi sul canale YouTube Miraggio Deluxe, io ti girerò il link. Volentieri. Lo diffonderò ai centesi. E non ciao solo. Amico mio. Ciao. Stai bene te lì. Vado a lavarmi la borsa. Ecco, bravo. Bravo. Ciao. 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 Ciao a tutti.